Vediamo un po'. Oh, questo arriva da Catania. Buonasera a tutti, sono Beppe da Catania, seguo Roby da sempre, non la lascerò mai, voglio salutarla e spero di rivederla presto. E tra l'altro non è proprio Catania, però diciamo il 17 ottobre tu sarai ad Agrigento. Bravissimo, oh, cavolo, ma sei preparato? Assolutamente sì, sarò al centro commerciale Le Vigne, sarò lì a presenziare, a cantare e a passare un bel pomeriggio insieme. Qui siamo un po' raffreddati perché a Milano fa freddo, ma anche qui non scherziamo, ci sono i bambini che sono raffreddatissimi. Sopravviverai Leo fino alla fine del programma? Leo e Ludo, vero? Sono Leo e Ludo. Non scherzare, non lo dire neanche per scherzo. No, non lo so. Parliamo appunto, torniamo a parlare del tuo album. Tra l'altro una iniziativa molto carina che tu hai fatto, perché è possibile anche per chi volesse acquistare l'album di Roberta di averlo numerato e addirittura autografato. Ma non è che tu stai nella nostra produzione nascosto e stai... Cavolo, davvero, hai ragione, effettivamente così. Abbiamo pensato che fosse una cosa carina, soprattutto per chi mi segue da tanto e quindi ha il piacere di avere quel qualcosina in più, di mettere a disposizione questi album che sono numerati, quindi ognuno sa di avere l'album tot, numero 22, 35, eccetera, e quindi insomma è una cosa che avvicina un po' di più il fan a me, e quindi ci è sembrata una bella idea. E poi sono ovviamente limitate le copie numerate, quindi vuol dire che è qualcosa di un pochino più esclusivo, ecco. E un ascoltatore si firma solo sci, forse, non so se comunque dice: Roby, il tuo album è splendido, la tua voce è divina, grazie per aver deciso di seguire il tuo sogno, è diventato un po' anche il nostro. Qual è questo sogno? Questa domanda non è molto facile. Allora, guarda, il sogno è quello sicuramente di poter vivere di una passione. La passione purtroppo è una cosa che ti fa star bene e ti fa star male, è per questo che si chiama passione, perché è proprio viscerale. Io me la porto dietro da quando sono piccolina. Spero di poter continuare in questa direzione, il lavoro c'è, la volontà anche, l'impegno, la qualità, c'è chi comunque sta investendo tanto questa cosa, non solo io ma anche chi mi segue, ma anche la mia stessa produzione, quindi a Sing Sing e Francesco Vitaloni, che ringrazio tanto giorno, perché insomma anche grazie a lui che si sta realizzando tutto questo. Il mio sogno è quello di poter vivere di questa cosa che proprio mi brucia dentro, ecco. Io è un consiglio che do a tutti, bisogna comunque sempre rimanere con la testa attaccata alle spalle, quindi sapere che comunque chi ha una passione e una volontà purtroppo non è facile, bisogna sudare, però vuol dire che bisogna smettere di crederci. Io non l'ho fatto anche grazie a chi adesso ti sta mandando i messaggi, quindi posso dire che davvero col tempo se c'è qualcosa arriva, e quindi... È bello, infatti, è giusto. Tra l'altro salutiamo Diletta da Belluno, che ti saluta e ti dice che per lei ci sarà, per te ci sarà sempre. Grazie. E poi ancora, perché giustamente leggiamo anche gli altri sms per non fare torto a nessuno, per Roberta un bacio grande grande dalle tue over. Le over, sì, anche io ho le over. Sì, sono le fan più grandi del mio forum, che sono delle mamme amiche, indescrivibile, davvero una grande fortuna. E ti salutano anche da Napoli, dove manchi tanto, sperano di vederti presto, e soprattutto anche il videoclip di Matematico che sta nascendo, l'ho visto un po' su YouTube, un po' un'anteprima. Quando sarà pronto questo video? Guarda, manca davvero poco. Adesso appunto è uscito questo teaser dove si anticipa l'imminente uscita del video,
manca davvero poco, bisogna tenere duro, le cose sono fatte sempre bene, quindi per fare le cose bene ci vuole un po' di tempo, ma sarà molto divertente questo sicuramente. Ci manca poco poco poco, dai, su. Leggiamo con un sms: a te che dai al mio cuore con la tua voce, il tuo essere stupenda, le emozioni per dire noi viviamo, e dai alla nostra mente le sensazioni per dire noi sogniamo. Ti vogliamo un mondo di bene, tantissimi bacioni da Melissa e Soer. Beh, insomma, sei veramente amata, questo è molto molto bello, Roberta. È una fortuna, credimi, davvero, una grande fortuna. E poi la cosa più bella è che è un amore, io direi disinteressato, un amore che comunque ti dà, ma non chiede niente in cambio, se non quello che sei, ecco. E quindi un amore del genere è difficile da trovare, Ecco, a proposito d'amore, Roberta, tu canti matematico, che tante volte poi l'amore è una conseguenza logica, è un'equazione matematica, insomma, uno più uno fa due poi alla fine. Quindi, però tu in amore, perché poi la matematica, io mi ricordo, a scuola era un po' la scienza della testa, no? Della logica, mentre l'italiano era la scienza, diciamo, del cuore, della passione. Tu in amore sei più matematica o sei più così, vai più col cuore o più con la testa? Guarda, in amore io sono un gran casino, nel senso che in realtà sono molto istintiva, seguo molto l'istinto, però ci sono delle cose che, voglio dire, noi donne abbiamo un certo intuito, quell'intuito è a volte matematico, ci porta a trovare delle soluzioni e a trovare il risultato che in realtà sapevamo, nella nostra testa avevamo già trovato. Io sono un po' così, sono molto istintiva, dico la verità, però a volte capisco che alla fine c'ho ragione, se penso una cosa in amore alla fine poi ho quasi sempre riesco già ad anticipare quello che potrebbe essere, quindi un po' di teoremi, equazioni ce li ho anche io. Un messaggio che arriva da Verona: ciao, sono Anna da Verona, Roby sei mitica, ti voglio bene stellina, grazie, con te tutto è più bello. E con questi messaggi, con queste ti senti però un pochino di responsabilità, mi chiedo? Dico la verità, sì. sì, effettivamente sì. Guarda, la responsabilità più grande è proprio quella di non voler mai, sai, diventano parte della famiglia, no? E quando diventano parte della famiglia tu hai sempre la voglia di dare il massimo e non deludere mai nessuno. Ecco, io spero di, ecco, la mia più grande preoccupazione è quella di non deluderli mai, ma di fargli capire che uno davvero un obiettivo si può raggiungere, ci vuole del tempo. Loro questo non me l'hanno mai fatto pesare, assolutamente, anzi me l'ho sempre spronato, quindi devo solo a loro questo. Però effettivamente sì, c'è un po' di responsabilità, anche perché si tratta comunque di, la maggior parte sono delle ragazze che magari sono più piccole di te o sono coetanee, quindi insomma vivono la vita che vivo io in un certo modo, perché io ho 25 anni, quindi sono ancora giovincella, e quindi insomma viviamo tanti i problemi che possono partire dal periodo dell'adolescenziale e le situazioni che la vita ci offre, e io sono un po' come loro, quindi non sempre ho la risposta giusta, non sempre ho sono sicura di quello che faccio, di quello che dico, però c'è un legame che ci unisce ed è un'empatia che ci fa vivere tutto insieme e ci fa andare avanti comunque sempre col sorriso, e questo mi fa a volte, cioè spesso mi fa cancellare tutti quei pensieri che magari mi posso fare proprio dovuti alla grande responsabilità che mi viene data, però va bene così, me la prendo con tutto il cuore, perché ne vale la pena.